non esemplari, diciamo, per usare un eufemismo. E proprio in queste vicende si nota quanto sia importante la comunicazione e come questa comunicazione incida sulla percezione del cittadino, dell'utente, che poi potremmo anche essere noi stessi, perché ognuno di noi è un potenziale fruitore del servizio sanitario, dimostra come queste vicende incidono sulla percezione. E una comunicazione non corretta, ma una comunicazione ad effetto comporta sempre dei danni, che sono danni come le pandemie, danni dell'energia nucleare, delle bombe atomiche. I danni non sono nell'immediato, ci sono i danni nell'immediato, ma ci sono i danni anche a tutta distanza, anche di tempo. Per cui questo